Con il Principato di Augusto inizia la fase imperiale della storia romana, un lungo arco di tempo di circa 5 secoli, che inizia nel 27 a.C., quando il Senato accorda ad Ottaviano il titolo onorifico di Augustus, e si conclude convenzionalmente nel 476 d.C., con la deposizione dell'ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo, da parte di un re barbaro. Il Principato, il sistema politico creato da Augusto, era fondato sull'autorità del princeps, del principe, che, pur detenendo di fatto poteri molto ampi, se non assoluti, non governava da monarca, ma nel rispetto formale delle istituzioni repubblicane. Questo sistema assicurò a tutto l'impero un lungo periodo di pace e di benessere, almeno per i primi 3 secoli. Possiamo infatti suddividere la storia dell'impero romano grosso modo in 2 fasi. I primi 3 secoli sono un periodo di pace, di benessere e di relativa stabilità politica. Sono i secoli in cui l'impero raggiunge la massima espansione territoriale e un notevole sviluppo economico. L'ultimo periodo, dalla fine del III d.C. alla seconda metà del V d.C., è invece contrassegnato da un lento e inesorabile declino dovuto all'instabilità politica. Entra infatti in crisi il sistema del Principato, a una grave crisi economica, alla precarietà dei confini sempre più facilmente penetrabili dai popoli esterni, che a partire dal IV secolo dilagheranno nei territori dell'impero, devastando città e campagne. Tutta la storia dell'impero romano, soprattutto nei primi 3 secoli, in sostanza è attraversata da 3 fili rossi o costanti. Il primo filo rosso è dato dal rapporto tra le forze che detenevano l'autorità e il potere, di fatto di diritto, il principe, il senato e poi in un secondo momento l'esercito, che avrà sempre di più un ruolo chiave nella stabilità del potere imperiale. Il rapporto tra il principe e il senato avrà sempre un peso determinante. Non tutti i principes furono equilibrati e saggi come Augusto, poiché alcuni, come Caligola, Nerone della dinastia Giulio-Claudia, Domiziano della dinastia dei Flavi, Commodo della dinastia degli Antonini, governarono da monarchi assoluti, escludendo il Senato dalla partecipazione alla gestione dello Stato. Il secondo filo rosso è rappresentato dal rapporto tra il centro e le periferie. Dopo Augusto, che con le sue riforme amministrative già aveva posto le basi per una maggiore coesione tra i vari territori dell'impero, assistiamo a una sempre più forte integrazione tra le province e il centro dell'impero. Il terzo filo rosso è quello della difesa dei confini, che non sarà solo una questione militare, ma anche politica.